Il villaggio preromano che si stava mettendo in luce sul Monte Bibele poteva allora aver fatto parte di quel sistema difensivo di altura che si era opposto alla penetrazione romana in Appennino, in un luogo che le specificità morfologiche della valle avrebbero poi fatto inconsapevolmente ricalcare dalle difese tedesche della linea gotica. È su queste più ampie motivazioni di carattere storico-topografico che, a partire dal 1978, anno della morte di Luigi Fantini, la direzione degli scavi sulla pianella di Monte Savino venne assunta dai ricercatori dell'allora Istituto di Archeologia dell'Università di Bologna, con concessione del Comune di Monterenzio. L'indagine archeologica del complesso montuoso porterà, in più di 20 anni di scavo e grazie al lavoro appassionato di intere generazioni di giovani studenti di archeologia, di studiosi e di volontari, all'esplorazione dell'intero abitato, nonché di un'estesa necropoli e di un'area di culto, entrambe sul Monte Tamburino. Nel 1983, sotto la spinta delle prime importanti scoperte di corredi funerari in quel luogo, verrà inaugurata una prima esposizione museale del lavoro fin lì svolto, nei locali della Biblioteca Comunale di Monterenzio. In quell'occasione verrà presentato il volume Monterenzio e la Valle dell'Idice, archeologia e storia di un territorio, la prima e più estesa sintesi dello stato delle ricerche sull'ambiente naturale, la geologia, l'architettura e l'archeologia del paesaggio antropico mai realizzata per un singolo settore di valle. L'imponente quantità di reperti archeologici che stava affluendo dagli scavi poneva però in primo piano la necessità di dotare Monterenzio di una struttura museale autonoma, con estesi ambienti espositivi, magazzini e laboratori per il restauro dei materiali. Nel corso del 1988, grazie a un finanziamento della provincia di Bologna, verrà inaugurato in sede provvisoria un primo laboratorio di restauro dotato di magazzini e di apparecchiature informatiche per lo studio e la classificazione dei materiali, e si darà inizio alle pratiche per la costruzione del nuovo museo. Sul fronte degli studi, la preparazione del volume dell'83 aveva inoltre dato vita ad una estesa e sistematica ricognizione archeologica di superficie dell'intero territorio compreso tra i torrenti Sillaro e Zena e alla compilazione della prima carta archeologica della valle. Ma ancor più evidente era la straordinaria influenza che le caratteristiche dell'ambiente fisico avevano avuto nel corso dei secoli nell'organizzazione delle prime strutture territoriali umane, ancora focalizzate fino al tardo Medioevo su quelle percorrenze di crinale su cui si erano mossi i primi cacciatori-raccoglitori delle epoche più remote. L'abitato di Pianella di Monte Savino era dunque l'occasione di poter indagare per la prima volta in forma estensiva e con metodi scientifici la natura di quel modello di insediamento. Lo scavo indicava inoltre che il villaggio, disposto sul declivio della Pianella in 3 o 4 terrazzamenti artificiali consolidati da opere murarie in blocchi di arenaria locale, ma con struttura portante delle case di tipo ligneo, era stato distrutto da un violento incendio e repentinamente abbandonato nel corso del III secolo a.C. L'incendio e il conseguente crollo delle strutture in elevato aveva quindi sigillato l'intero contenuto delle abitazioni, che era costituito da oggetti d'uso comune, da arredo, da vasellame da mensa e da doli per l'immagazzinamento dei cereali, da utensili, oltre che da oggetti in ceramica e d'osso di complemento alla tessitura e alla filatura. E questa condizione restituiva così un contesto archeologico di eccezionale valore documentario. Una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana o scavata per intercettare un'antica sorgiva era disposta ai piedi dei terrazzamenti e dei relativi gruppi di abitazione, all'altezza di una profonda fessurazione naturale del banco roccioso, la tana del Tasso. Nelle loro vicinanze si rinvennero alcuni bronzetti votivi e i resti di una piccola vasca di raccolta dell'acqua, entrambi relativi a una destinazione cultuale del luogo. Nel 1993,
in circostanze fortuite legate alla caduta di un fulmine, lo scavo veniva esteso al limite sud dell'abitato, dove, lungo un leggero rialzo roccioso, veniva alla luce un'area cultuale costituita da un piccolo recinto in pietra e da due pozzi laterali, area interpretata come auguraculum, ovvero il luogo che accolse i riti di fondazione dell'abitato. Da quel momento quel settore verrà indicato come area dei fulmini. Nel frattempo, parallelamente, proseguivano le indagini sul Monte Tamburino, nel settore della necropoli. Tra il 1980 e il 1998, in condizioni operative alquanto difficili, furono portate alla luce 161 sepolture, 123 a inumazione e 38 a incinerazione, relative a diversi momenti di utilizzo dell'area in un periodo compreso tra la fine del V secolo a.C. e la metà del III. Il sepolcreto di Monte Tamburino consentiva di scandire nel tempo la successione dei seppellimenti di donne, uomini e adolescenti, con corredi composti da oggetti di parure e di ornamento, specchi, servizi da banchetto e armi in ferro, tutti elementi che, nelle diverse loro combinazioni, erano indicativi dello stato sociale e dell'età del defunto. Ciò permetteva di cogliere le variazioni più o meno graduali che si ebbero nella composizione degli abitanti del villaggio. Le prime generazioni di morti furono etruschi o etrusco-umbri, ma a questi si affiancarono a partire dal 350 a.C. altre componenti etniche e, in particolare, una componente celtica. Presenti in massa come guerrieri, con ricchi corredi di armi ritualmente manomesse, ben 50 Celti furono seppelliti nel sepolcreto, intercalati alle tombe di Etruschi. Le due popolazioni rimasero insieme per oltre 100 anni, fortemente integrate tra loro. Il tema delle forme di conflittualità o di integrazione delle due componenti etniche sul Monte Bibele era stato il motivo ispiratore dell'organizzazione del colloquio internazionale Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, tenutosi a Bologna nel 1985. Tra il 1993 e il 1995, nel corso di sondaggi volti a stabilire il limite occidentale del sepolcreto, gli scavi porteranno alla luce, all'interno di uno strato di riempimento che colmava una leggera depressione del terreno, 195 statuette di bronzo e alcune centinaia di vasetti miniaturistici, inquadrabili nella produzione artigianale etrusco-italica del V secolo a.C. Il deposito relativo ad una stipe legata al culto delle acque sorgive è a tutt'oggi il più consistente ritrovamento di bronzetti votivi dell'intera Emilia-Romagna. La completa ricognizione del massiccio del Monte Bibele, la miglior comprensione delle dinamiche del popolamento in età preromana, oltre che lo studio dei corredi della sua necropoli, avevano fatto ben comprendere che quel contesto doveva in realtà appartenere ad una più ampia e diffusa realtà insediativa. Di questa, la tipologia dei rinvenimenti segnalati da Gozzadini nel 1882 su Monte Renzio Vecchio, ora coerenti con il contenuto dei corredi indagati sul Monte Bibele, ne poteva essere testimonianza. Le ricognizioni operate fin dal 1988 in quel luogo daranno il via nel 2000 ad una nuova stagione di scavi sull'opposto versante. Negli anni seguenti il sito di Monte Renzio Vecchio restituirà più di 40 sepolture, coeve a quelle del Monte Tamburino, ma contraddistinte dall'estrema ricchezza e complessità dei corredi, comprendenti suppellettili, ricchi servizi da banchetto, armi ed elmi di bronzo, questi ultimi di eccezionale fattura e stato di conservazione. Nell'estate di quello stesso anno, dopo una lunga gestazione iniziata con la prima esposizione del 1983 e a 220 anni dalla prima esposizione del Conte Grati, si inaugurava l'attuale sede del Museo Civico Archeologico di Monte Renzio, dedicata alla figura di Luigi Fantini, pioniere, per amore, della riscoperta dell'antica civiltà appenninica.